Buongiorno amici di QDS Pausa Caffè, il format del sito internet del quotidiano di Sicilia, QDS.it. Siamo qui con il deputato Lars Totolentini, grazie dottore, e siamo qui ovviamente con il nostro Giovanni Pizzo. Il deputato Lentini è uno dei pochi, forse non dico forse unico addirittura, che è ufficialmente candidato a diventare sindaco di Palermo. Noi abbiamo ospitato tante persone che comunque dicevano sì, vedremo, se me lo chiede il partito, io sono pronto, insomma, sento invece lei è qua, proprio candidato con tanto di cartelloni pubblicitari, insomma tutta una serie di cose. Però come diciamo, come prassi vuoi, la prima domanda gliela fa Giovanni Pizzo. Allora, esatto, tu sei uno di quelli che ci ha messo la faccia, infatti sei sul cartellone, quindi la faccia ce l'hai messa, questo è chiaro che ci ha messo la faccia. Non è la prima volta. Non è la prima volta, però ora c'è la faccia, è scritto sindaco, mentre da altre parti magari sindaco non c'è scritto, c'è scritto sindaco. Mi pare che con la scritta sindaco ci sei tu, l'ha donato e basta, forse in circolazione. No, la scritta sindaco. No, c'è un altro. Anche Faraone c'ha scritto sindaco sul cartellone, no. C'è una tale La Barbera. Ah, Maria Grazia, sì. la ex direttrice del carcere. L'ho vista proprio da ieri, mi pare. L'ex direttrice. C'è una cosa molto imminente. Allora, tu ci hai messo la faccia invece, dall'inizio ci hai messo la faccia, stai costruendo, probabilmente già a questo punto dovresti averla già costruita la lista. Perché? Cioè, quali sono le tue motivazioni? Ma perché in una città così disastrata? Sì, sì, appunto perché è una città disastrata. Ritengo che non c'è, tra i nomi che ho sentito, non c'è una persona idonea a portare avanti i problemi della città. Sicuramente non tra i nomi che ho sentito. Per carità, se domani ne uscisse fuori uno, che non, secondo me non trovo, perché non, fra i politici che conosco ormai, insomma, da un po' di anni, insomma, non mi sembra che ci sia qualcuno che possa portare avanti, diciamo, questa città, farla uscire dalla tempesta, perché non funziona, è questo il problema. Sono stati gli ultimi 5 anni. Per te è stata una delusione? Sì, una delusione tremenda. Io avevo partecipato a fare vincere, ho partecipato, insomma, è grazie a me ha pure vinto, e perché lui. Mia colpa, lui mi ha coinvolto dicendo che voleva fare squadra e che lui in effetti negli anni passati è stato anche un buon sindaco, dobbiamo dire la verità, solo che io non, diciamo, negli ultimi anni, insomma, ho capito che non ce la fa più e quindi non è più l'Orlando di 15 anni, 20 anni fa. Oggi secondo me non lo vedo, quindi, a parte il fatto che ormai è alla seconda sindacatura, quindi è costretto a ritirarsi di buon ordine. Ritornando, di buon ordine lo vedremo. Di buon ordine, poi non lo so quello che succederà, se lui avrà qualcuno da presentare, qualcuno, non so, questa è una cosa che vedremo, ma più che noi, diciamo, sotto questo aspetto se ne occuperà il PD. Certo. Perché visto che lui da poco si è iscritto al Partito Democratico, e quindi questa è una storia del centro-sinistra, insomma, che è così. Insomma, ritornando invece a noi, il centrodestra, penso che vedete, la candidatura a sindaco non è una candidatura solo politica, è una candidatura di conoscenza del territorio. Secondo me il sindaco deve essere scelto, in questo caso, nel nostro caso, dai palermitani, ma deve essere scelto all'interno dei comuni, perché è una persona che viene responsabilizzata dal governo, dai cittadini, e quindi è colui che conosce i cittadini, conosce il territorio, conosce le cose che funzionano e le cose che non funzionano.
Quindi se questa candidatura, almeno a mio avviso, io la leggo così, sotto, in questo senso, non vedo una persona che ha conoscenza della città. Noi abbiamo 8 circoscrizioni, abbiamo 25 quartieri. Fra questi quartieri ce ne sono 4-5 particolari. Questi 4-5 particolari, particolari ormai non ne possono più. E quindi è inutile che la politica si lamenta con loro perché non sono persone che insomma non ascoltano le istituzioni. La colpa è della politica che non si è saputa inserire in quel contesto e farli uscire da quel mondo e quindi secondo me ha bisogno di un aiuto particolare. Questo aiuto particolare non lo può dare chi non conosce questa gente. Senza che si offenda nessuno, essendo io un uomo del popolo, conosco bene quali sono i problemi della gente, conosco bene i problemi del territorio. Io ho fatto 10 anni il consigliere comunale, sono stato per una consigliatura sono stato in commissione urbanistica. Ho fatto il vicepresidente vicario del consiglio comunale, sono alla terza legislatura regionale. Penso che qualche piccolo mi deve essere riconosciuto. Riconosciuto. A proposito di riconoscimento, cioè come sei conosciuto, Raffaele Lombardo, che è, possiamo dire, il mentore, ora non più operativo, ma il mentore del partito su cui oggi militi, che è già militato, l'MPA, il Movimento per l'Autonomia, ha dato di te una definizione chiara. Ha detto che non sei né un musicista, un violinista e manco un accademico, sei un uomo del fare. Cosa si intende per uomo del fare? Cosa faresti? Qual è la capacità dell'uomo del fare? Ma guarda, fin dall'inizio, se vincessi questa partita, la prima cosa che farei è privatizzerei alcuni settori della pubblica amministrazione. Questa è la prima. Tipo? Le municipalizzate, alcune municipalizzate a mio avviso possono essere sicuramente privatizzate con bando pubblico, assegnazione temporanea, e vedete che le cose possono cambiare, anche perché diciamo c'è un dispendio di soldi che alla fine non paga, perché la gente paga le tasse e non avendo servizi la gente se lamenta. E infatti comincia a parlare di me. Se voi vedete, ma vedete una strada, una sola, ditemi se c'è una strada in città che non abbia una buca. Quindi sotto questo aspetto la manutenzione si lascia desiderare. E per poi non parlare di Villa Giardini, cioè i rami degli alberi entrano dentro le abitazioni, quindi sono delle cose. Poi anche il personale della pubblica amministrazione deve essere sicuramente rinnovato. Deve essere formato con le nuove tecnologie, ci deve essere un momento particolare per loro avere la transizione digitale, che ormai con il PNRR è partita, e quindi abbiamo anche questa possibilità, abbiamo i soldini per poter investire non solo nel personale ma anche aspetti che c'è anche nel dibattito regionale. È uno degli aspetti classici di questa città, perché in tutte le foto lo vediamo, io ho un sito pieno di foto, rimunnizza, sì. Questa è una città rimunnizza, sì. Rimunnezzari e rimunnizza, ma come la risolviamo questa munnizza? Ovviamente non da ora, cioè io abito a Perla allora, 20 anni su Perla. Allora già se andiamo a ritroso ci ritroviamo a parlare di discorsi che abbiamo fatto 20 anni fa, quando si parlava dei termovalorizzatori, degli inceneritori, ma sono inquinanti, non sono inquinanti. Però la verità è, poi si parlò di piattaforme, poi si parlò di rifiuti, facendo una
una strategia sul fatto che alcuni rifiuti possono andare fuori, quelli che possono essere qua, quelli che possono andare. Piano del rifiuto. Il piano dei rifiuti, ma non c'è. Ma il piano dei rifiuti non c'è, però è facile parlare così, perché poi alla fine nessuno è riuscito, se ci fate caso, nessuno è riuscito in 20 anni, sia a livello comunale sia a livello regionale, perché poi diciamo è la regione che in questo caso diciamo sovrintende su questa situazione. Quindi, però la cosa bella è quella che ormai ci ritroviamo con tutta questa spazzatura ormai quasi sotto casa, e quindi non possiamo più farne a meno di prendere un provvedimento. Forse quei quartieri di cui sì, dicevi tu. Sì, i primi. E quindi diciamo porti tu la gente a non avere più fiducia nelle istituzioni, ecco perché le cose non funzionano. Bisogna dare un ordine, se tu dai un ordine allora la gente capisce che c'è un percorso da seguire, un'educazione da seguire, e poi impartire lezioni di vita a questa gente. Questa gente, tenendo presente che molti pagano le tasse, quindi se uno paga le tasse deve avere giustamente i giusti servizi. Quindi questa è una battaglia che secondo me non c'è in questo momento una figura di sindaco che possa portare avanti queste cose, se non quella mia. Lei ha enunciato tanti temi, tante cose che ci sono da fare a Palermo, insomma, sotto gli occhi di tutti, non c'è bisogno di fare troppo. Ma se ne accorgono tutte le cose che non funzionano. Ma il problema è mettere in atto, diciamo, un servizio che possa soddisfare i bisogni. Se lei domani fosse eletto sindaco, la sì. prima cosa che farebbe? La prima? La prima cosa che farei, lavorerei sulla mobilità. Cioè, traffico, noi abbiamo, noi abbiamo, Catania non ti è piaciuto molto, diciamo. No, assolutamente. E sulla mobilità investirei tantissimo del mio tempo, perché a partire dal tram, a partire dall'asse viale Regione Siciliana, quella ormai è una trazzera, a partire dai parcheggi, mancano due parcheggi fondamentali in città. Io mi ricordo nel 2000 ero consigliere comunale a Palermo e si parlava di parcheggio a piazza Sturzo, certo. E poi un altro parcheggio, però questo in sotterraneo, l'altro parcheggio in struttura in altezza, è vero che c'è in via, sì. Un parcheggio che non ha esattamente grandissimo successo. No, quello che c'è al tribunale pure funziona, però se noi ci mettiamo, diciamo. se noi mettiamo in centro città, in via vicino alla zona Politeama, facciamo queste due infrastrutture importanti, questi due parcheggi, noi eliminiamo dalla strada almeno 5.000 macchine. E non solo, pensate quanto gente lavorerà in questo, pensate quanti problemi ci sono più problemi di smog, pensate che là allora sì che puoi fare funzionare la ZTL, cioè ci sono delle cose che sono possibili fare, ma non c'è la volontà di farla. E allora bisogna condizionare i dipartimenti di urbanistica ed edilizia privata, e iniziare a lavorare dal primo giorno affinché escano fuori i progetti. Molti progetti già ci sono, bisogna riportarli ai giorni d'oggi, questo bisogna fare. Allora, un candidato sindaco può candidarsi in maniera, chiamiamola, di bandiera, oppure candidarsi dentro una coalizione che mette in piedi. Certo. Tu che coalizione vedresti intorno a te? Cioè chi prenderesti e chi, con chi non faresti pane, per dire un termine palermitano? Ma io sono un centrista, quindi spererei in un grande centro-destra, ma più centro che destra.
spererei. In questo momento mi sembra più destra che centro. Quindi in questo momento, diciamo, sì, a livello nazionale abbiamo due partiti, insomma, che sono al 20%, e quindi penso che in questo momento il centro si deve riorganizzare. E spero, penso che è possibile che se qualcuno abbassi la cresta, è possibile che qualcosa di buono si possa organizzare. Ma per abbassare la cresta qualcuno deve dire vabbè, niente, mi ritiro. In questo momento ci sono nel centrodestra 5 candidati. C'è la Carolina Marchi di Fratelli d'Italia, pare che ci sia ancora Francesco Scoma della Lega, c'è, ci sei tu per quanto riguarda l'MPA, c'è la Galla, che ha, però che non si dimette mai e ancora non si capisce se si candida o non si candida, in una dinamica centrista, ma non di tutti i centristi, se capito. Sì. Dopodiché, ieri, notizia di ieri, visto che non si è convinto appunto di un'unità di coalizione, anche Cuffaro dice io un candidato lo metto pure io, visto che tanto unità non ce ne sarà, ma quanti saranno a ritirarsi e a rimanere in campo secondo te? Ma intanto inizierei dicendo che una persona che crede in un progetto politico, secondo me, ci deve mettere la faccia. Se tu non hai il coraggio di fare questo, ritirati il remo in barca e non ne parlare più. Una persona che dice sempre sì, io disponibile di qua, di là, e aspetta il supporto di 5-6 partiti che l'appoggiano, è facile. Mi sa che è l'identikit di un accademico. È facile vincere. È più un identikit di un accademico che di un uomo del Ma questo l'ha detto, Lombardo, dice non è un accademico. Quindi, e quindi è quello sembra quindi più un identikit di un accademico, quello che dà disponibilità con tutti d'accordo. Ma guarda un po', io per carattere, cioè dopo tutti questi anni che uno fa attività politica, io sono titolare di 8 leggi, il più bravo negli ultimi 30 anni, il più bravo ne ha fatti 3, mi spiego? Io sono un lavoratore, uno che crede nelle cose, quindi se io devo lasciare un segno politico nella mia città che amo tantissimo, io mi devo adoperare affinché possa portare beneficio non solo al territorio, ma in particolare ai cittadini. Quindi questa per me è una scommessa. Ora, se lor signori non sono in grado di autocandidarsi, se vogliono fare un'autocandidatura o se vogliono fare un'investitura, intanto se tu hai già due partiti che ti sostengono, candidati. Non ti puoi aspettare che tutto il mondo deve venire a pregarti per candidare, cioè non funziona. E allora a questo punto, io se vi ricordate, ho chiesto le primarie 3 mesi fa, e ormai sono a ottobre del 21, ho detto signori miei, visto che ogni partito ha un candidato, facciamo le primarie. Qual è più democrazia di questa? Allora il popolo sceglie il candidato che vuole portare avanti. A quel punto uno si gioca una partita. Ma se noi facciamo così, entri ed esci, io non penso che questi signori possano continuare. Ma perché non si candidano? Non si candidano perché hanno paura. Perché non si può candidare una persona, uno che ce l'ha nel cuore la candidatura, ti devi mettici la faccia, se hai coraggio, se non hai coraggio ritirati, basta. Su tutta questa sceneggiata che si fa intorno alle chiacchiere, non abbiamo bisogno né di professori e né di persone che non fanno mai politica. Ma mi volete dire fra questi qua chi è stato presente in questo benedetto territorio? Io mi riferisco ai deputati, ma lo volete dire chi è stato presente in questi ultimi 5 anni? Ma di che parliamo? Abbiamo noi, alla regione siciliana, non c'è una finanziaria dove ogni candidato palermitano, ogni deputato palermitano non abbia portato sempre a compimento un qualcosa per la città. Tutti. Io per un verso, un altro per l'altro verso, cioè tutti abbiamo lavorato per portare beneficio alla città, perché il comune non ha risorse e quindi quelle pochissime risorse
che ci ritroviamo in quel piccolo bilancio che la regione siciliana ha, abbiamo fatto di tutto per cercare di recuperare quelle falle che il sindaco palermitano, sindaco Orlando, non ha saputo fare. Quindi questi signori che si candidano pure, chi è più forte vince. Poi c'è una legge che è più democratica di così: i primi due vanno al ballottaggio, se sono bravi vanno al ballottaggio. Il popolo deve scegliere, non è che io mi candido perché ci vogliono i voti da parte del popolo. Quindi se non avviene questo, se non hai il coraggio, io dico a questi signori: statevene a casa, candidatevi, confrontatevi col popolo. E noi facciamo discorsi, io penso che così, più chiaro di così. Ora ci vuole, ha ragione lui. Io ringrazio il candidato e deputato, candidato di Palermo e deputato del GARS Totò Gentili, ringrazio Giovanni Pizzo e grazie a tutti.